Daniele Cassioli è un esemplare di non vedente, che sono nato non vedente, e lo sport, un po' il mio percorso con la disabilità e in quest'ultima fase il mio percorso formativo e professionale mi hanno portato a portare fuori dalla mia storia degli elementi che potessero essere utili per tutti. Ho vinto tanti titoli mondiali nello sci nautico, ho scritto due libri, ho un'associazione, quindi sono tante cose in una persona sola perché la vita mi ha dato tanti input e io ho cercato di farli miei. Vedere col cuore significa fondamentalmente non accontentarsi di ciò che si percepisce con gli occhi. E forse proprio la mancanza della vista, non poter utilizzare gli occhi, mi ha costretto e poi mi ha sorpreso nel vivere le cose attraverso altri canali che a volte sono molto molto più interessanti perché ti spingono a approfondire e a non accontentarci. E quando noi ci accontentiamo di una cosa, non siamo più, come dire, spinti ad andare oltre, a cercare qualcos'altro. Quando noi non ci accontentiamo, è quando noi siamo curiosi che magari cerchiamo altro, andiamo in profondità e scopriamo un sacco di altre situazioni che non sono in superficie, ma che a volte sono quelle davvero importanti. E nelle scuole parliamo di tutto, loro mi chiedono da come fai a vestirti, come fai a capire se una ragazza ti piace, come fai a cucinare, quindi da curiosità pratiche a cose più introspettive, più emotive, quindi hai mai avuto paura di non essere accettato, di non essere all'altezza, quando hai capito che potevi farcela pur avendo un problema e quindi è bellissimo perché diventa un momento in cui tra una curiosità e l'altra sul mondo della cecità si ragiona su temi molto molto importanti che spesso gli adulti non trovano il tempo di affrontare con i propri figli. Realize Sport ha l'obiettivo di portare le persone con disabilità, i bambini soprattutto, a fare sport. L'obiettivo è che tutti abbiano accesso alla pratica sportiva. E poi ci sarà chi va alle Paralimpiadi, ci sarà chi farà solo i campionati italiani, ci sarà chi non farà mezza gara in vita sua, ma dentro alla dinamica dello sport potrà scoprire la gestione della frustrazione, la condivisione di una vittoria e di una sconfitta, la gestione insieme di uno spogliatoio, il senso di appartenenza e tutte quelle dinamiche tra pari che spesso chi ha una disabilità non vive. Quando non vedi e sei piccolino, stai con la mamma, con l'insegnante di sostegno, col terapista e quindi stai sempre con gli adulti. Mentre i coetanei passano tanto tempo a giocare con i propri compagni. Quindi l'obiettivo è di utilizzare lo sport come alleato educativo. Al di là del business, al di là di tutto ciò che è produrre un valore economico, se una persona è infelice, se una persona è arrabbiata, se una persona è stressata, non può trasferire serenità, felicità e tranquillità. Quindi è importante ragionare, come mi ha insegnato a fare lo sport, sul fatto che non conta solo cosa faccio, ma conta anche come sto mentre faccio quello che faccio. Giornate come queste sono importanti per fermarsi un secondo, fare pausa e chiedersi dove sto andando, ma soprattutto dove voglio essere tra 2 anni, tra 3 anni, tra 5 anni. E quindi un percorso di questo genere è fondamentale, altrimenti rischiamo di metterci nelle mani del caso.